Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi proseguiamo lo studio di questo anomalo turno di Serie A. La Juventus ha cominciato a giocare mercoledì per prepararsi alla finale di domenica. La Lazio è stata posticipata addirittura all'8 febbraio. La Roma anticipa venerdì e poi tutte le altre partite tra sabato e domenica. Anche per il Fantacalcio è stato veramente un bordello organizzare questa giornata. Però nel video voglio cominciare a studiare in maniera un pochino più approfondita, utilizzando il superfoglio, quello che possiamo definire il big match di giornata, che è la partita tra Fiorentina e Roma. Perché big match? Perché comunque la Roma sta avendo un cammino onestamente anche sorprendente per quello che potevamo immaginare all'inizio con il nuovo allenatore. Fonseca ha avuto un periodo di flessione, ha avuto una marea di infortuni come al solito, però sta lì al quarto posto, lotta con questa incredibile Lazio oltre a Inter e Juve, quindi diciamo che la Roma è in una buona fase. La Fiorentina, che veniva invece da un periodo un pochino più complicato, al 92esimo trova lo squillo che la rimette un po' in carreggiata. Con Vlahovic pareggia la partita con l'Inter e quindi diciamo che si presenta come una trasferta difficile da andare a fare a Firenze per la Roma, quindi mi sembrava un match interessante da guardare al superfoglio. Novità sul superfoglio, visto che stiamo verso l'ultimo video, quantomeno sulla Serie A dell'anno, dal 1º gennaio non sarà più in vendita il superfoglio. Notizia bomba che lancio così, senza troppi preavvisi: dal 1º gennaio non sarà più possibile acquistare il superfoglio, perché si capirà in seguito, magari nei video precedenti si è già cominciato a capire, però è importante dirlo che dal 1º gennaio non è più in vendita il superfoglio. Quindi chi ha intenzione di comprarlo questi ultimi giorni di dicembre, è il momento per farlo, e anche perché dopo non si potrà più fare. Comunque, fatta tutta questa premessa, ci vediamo la sigla e poi entriamo all'interno del superfoglio per studiarci la partita. Sigla! Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets, anche questo per Natale si è rinnovato. Se hai comprato la versione Kindle anche in passato, credo che aggiornando il Kindle troverai in automatico la versione aggiornata del libraccio di metodo Stats for Bets. L'ho praticamente riscritto da capo, ho preso cose che stavano scritte sul blog, le ho sistemate, altre le ho sviscerate meglio, altre ancora ce l'ho messe nuove, non ne avevo mai parlato. Ci stanno un paio di esperimenti statistici che ho fatto in questi periodi. Insomma, ho rinnovato dall'inizio alla fine anche il libraccio di metodo Stats for Bets. Se invece l'hai comprato in formato cartaceo, tra qualche giorno sotto le feste farò un video apposito per dirti come ricevere in formato digitale la nuova versione. Allora, abbiamo detto Fiorentina-Roma. Ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. Apriamo lo schermo e troviamo la situazione all'interno di OneFootball. Cos'è OneFootball? È un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione, ed è l'app che utilizzo insieme al superfoglio per prepararmi allo studio dei big match sostanzialmente, ma in realtà è un'app che puoi utilizzare anche semplicemente per seguire le tue giocate. Ci sono praticamente tutti i campionati del mondo, metti tra i preferiti una partita e vai a vedere, ti arrivano le notifiche per seguire il match. Io in particolar modo lo utilizzo sulla Serie A e andiamo a vedere proprio Fiorentina e Roma come stanno messe. Allora, la Fiorentina sta qui giù, 17 punti. Ha strappato questo pareggio all'Inter all'ultimo secondo in maniera quasi inaspettata ormai, perché ormai non ci si pensava più. Permette a Juventus, Lazio e alla stessa Roma di avvicinarsi un po' alla vetta, perché comunque la Roma sta a 32, l'Inter
la Juve a 39, insomma, stiamo lì. Poi c'è questa Super Lazio che ha fatto quella rimonta clamorosa a Cagliari. Andiamo però a vederci un po' di dati effettivi di questo match. Fiorentina-Roma, Superfoglio in versione tablet, basta switcharlo con le dita e lo troviamo alla misura giusta, diciamo così, alla visualizzazione giusta. Allora, vittoria per la Roma al 50%, 32 il pareggio, 16 la Fiorentina. Fiorentina che, dicevamo, viene da un periodo piuttosto negativo perché ha strappato l'ultimo pareggio al 92esimo, ma altrimenti veniva da quattro sconfitte consecutive nelle precedenti 5. E se non faceva questo gol al 92esimo era addirittura a 0 punti nelle ultime 5 partite. In casa non va benissimo, 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, mentre la Roma in trasferta ha un buon andamento con 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. Ne viene fuori una quota reale allibrata che dovrebbe essere sin troppo favorevole alla Roma. La Roma dovrebbe essere offerta per la quota reale allibrata a 1,87. Il bookmaker ce la propone a 2,40, proponendoci come secondo segno non la X ma la Fiorentina a 2,75. Sono delle quote parecchio bastarde: 2,40 il 2, 2,75 l'1 e poi a 3,50 la X. Quando l'1 e il 2 stanno nello stesso range di quota, ossia come in questo caso stanno tutte e due tra il 2 e il 3, è una partita sostanzialmente complicata, perché sono un pochino preferibili quelle partite che comunque fanno una scala di preferenza dalla favorita alla sfavorita. Quindi in questo caso, se la 1 era un pochino più alta della X, era meglio per avere la scala 2x1. Così sfalsata è un match sicuramente complicato. Vediamo infatti che la quota è non statistica, la quota della favorita è non statistica, perché la Roma viene rialzata addirittura del 22%. Infatti, mentre le statistiche che vedrebbero la Roma al 50% di probabilità ce la danno con un esito molto probabile, perché comunque il 50% su 3 esiti è un buon esito, io onestamente per giocare un 2 fisso preferirei un pochino di più, un 53, un 55%, però comunque il 50%, il 51% ce lo potremmo anche far bastare, mentre l'analisi delle quote è decisamente più pericolosa, perché il 2 è in forte rialzo e non è un buon segnale. Andiamo a vederci la questione dei gol. Allora, il gol della Fiorentina è incerto, mentre quello della Roma è molto probabile. In trasferta la Roma segna un pochettino di meno, 1,37, mentre la Fiorentina in casa subisce un pochino di meno rispetto al solito, a 1,25. È un range molto, un taglio molto stretto, cioè ci sta e non ci sta, mentre la difesa della Roma è sorprendentemente ottima con 0,62 gol subiti in trasferta, che manda un pochino in crisi l'attacco della Fiorentina con solo un gol e 12. Quindi il gol viola è un pochino indeciso. Vediamo una forte propensione della Fiorentina al gol, 62%, che è esattamente l'opposto per la Roma, 61% per il no gol. Quindi questa pure è proprio tosta. Allora, le statistiche ci dicono questo, che viene fuori un sostanziale pareggio sul gol, 50,62 per il gol, quindi gol qui sarebbe ingiocabile perché è proprio testa o croce statisticamente, mentre le under over in maniera buona sull'under a 56%, che non è male. Per fidarmi di quest'under avrei preferito un no goal più marcato, quindi una statistica di no goal migliore, che invece qui non abbiamo perché è molto paritario.
dovrebbero aiutarci le quote, però in realtà le quote, secondo me, ci porta un po' fuori strada. Il gol a 1,61 non rispetta l'andamento statistico, quindi già qui ci si porta la prima dissonanza. Diamo ragione alle statistiche o diamo ragione alle quote? Che un gol a 1,61 è un esito gol più che buono. L'over anche sarebbe un buon over a 1,72, tanto più che il gol è a 1,61, quindi è alla giusta conformità, però poi andiamo a vedere le statistiche ed è molto basso l'over, 43%, quindi è veramente difficile. Sicuramente l'over 1,5 mi sembra l'esito più probabile. Sul gol, no gol, cioè over 1,5, under 3,5, in realtà ci hanno ragione tutti e due, sia le statistiche che consigliano under 3,5, sia le quote che consigliano over 1,5. Non è per niente facile. Veramente ho beccato sta partita, che è più difficile non la potevo beccare. Vediamo i risultati esatti e vediamo anche il riepilogo, se riusciamo a capire come cavolo si è messa questa partita. Allora, diciamo che è da x2 indicativamente, quindi 0-0 e 1-1 li supporto anche come risultati. Non è facile, è veramente molto difficile questo match. Non trovo un elemento, perché le statistiche dicono una cosa, le quote dicono l'esatto opposto. L'unico che sembra un pochino più prendibile è l'esito gol, perché dal punto di vista della quota c'è, però allo stesso modo dal punto di vista statistico è paritario, quindi sì, si può prendere, ma si può anche sbagliare al 50%. Allora, io mi terrei 0-0 e 1-1, preferendo però l'1-1, cioè diciamo che me la tengo sulla x2, quindi 1-1. No, forse lo 0-0 non me lo tengo, la Roma ha un golletto, me lo aspetto che lo faccia. 1-0 per la Roma, 1-1. E io mi tengo solo sti due, e se poi proprio ne devo scegliere uno, Tostarella, diciamo che mi rischio l'1-1. In questo caso, mentre magari nel precedente video, quello tra Lazio e Cagliari, che avevo ipotizzato un possibile 2-2, mi ero comunque trovato un esito che mi dava assoluta certezza, che era l'esito gol, qui l'esito che mi dà assoluta certezza io non lo vedo proprio, quindi diciamo che lo terrei un esito il più facile che mi possa venire in mente, ma che facile non è, visto le quote che sono molto alte, sarebbe la x2. Però sì, rischierei l'1-1, e per il resto è uno dei match più difficili che potevo beccare per questa settimana. Però, siccome non mi piace fare le cose facili, ce ne sarà uno che presumo potrebbe essere ancora più difficile, perché domenica in Arabia Saudita abbiamo anche la finale di Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus. Ovviamente non potevo non fare un video al Superfoglio di questa finale, uscirà nei prossimi giorni. Perché è difficile? Perché ovviamente per la Coppa non valgono o non dovrebbero valere i dati del campionato, però visto che Lazio e Juve, insomma, sono dello stesso campionato, ho fatto un video utilizzando i dati trasferta di entrambe, visto che stanno tutte e due in trasferta, e ho provato ad analizzare la finale tra Juventus e Lazio, ma di questo ne parliamo in un prossimo video.